La quarantena soft è realtà. La circolare emanata oggi dal Ministero della Salute chiarisce quello che le squadre dovranno fare in caso di una positività diagnosticata all'interno del gruppo squadra. Nel documento si fa presente che il calciatore Covid positivo sarà isolato, mentre il resto del gruppo andrà in quarantena precauzionale per 14 giorni all'interno di una struttura, potendo comunque continuare ad allenarsi. Nel giorno della partita da disputare, dopo quel caso di positività, l'intera squadra sarà sottoposta la mattina a tamponi veloci, così da poter avere il responso entro 4 ore. Coloro che saranno negativi avranno l'autorizzazione ad entrare nello stadio per la disputa della gara, al termine della quale l'intero gruppo tornerà nella struttura per proseguire la quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione. La circolare firmata dal dirigente generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, Gianni Rezza, elimina dunque il principale rischio per la ripartenza del calcio, cioè l'impossibilità di giocare durante le quarantene, con la forte probabilità di rinvii di diverse partite e l'impossibilità di individuare date di recupero all'interno di un calendario già ingolfato di impegni. Così, anche dopo la positività riscontrata al calciatore lagunare Felicioli, è destinata a giocarsi regolarmente la partita programmata per domenica tra Pordenone e Venezia. L'antipasto della Serie B è stato servito già con il recupero vinto ad Ascoli dalla Cremonese. Nel pomeriggio l'anticipo della 29esima giornata tra Spezia ed Empoli. Domani buona parte del programma del turno con il match dell'Atletico Cornacchia tra Pescara e Juve Stabia. Match che, a proposito di protocolli, testerà quello per l'organizzazione delle partite, che prevede l'arrivo scaglionato di steward, forze dell'ordine, responsabili della sicurezza, tecnici del broadcaster, il limitato numero di giornalisti e fotografi, tutti sottoposti a misurazione della febbre con termoscanner. A seguire l'arrivo degli arbitri e delle due squadre. Per i giocatori del Pescara, rifinitura fissata nel tardo pomeriggio allo stadio Adriatico Cornacchia per riprendere confidenza con il proprio impianto. Prove generali per Nicola Legrottaglie, che sta vagliando diverse soluzioni e, come già riportato in settimana, valuta anche quella dell'1+1 in attacco, rinunciando al tridente. Dirigere l'incontro Daniel Amabile di Vicenza, che con il Delfino ha un solo precedente, la vittoria di Livorno di fine dicembre 0-2. 5 precedenti tutti in Serie C con la Juve Stabia, con ben 4 vittorie delle Vespe e un pareggio. All'Atletico Cornacchia 5 i precedenti tra le due squadre, con un pareggio e 4 vittorie biancazzurre, le ultime due in Serie B: 2-0 nell'anno 2011-2012 e 3-0 nella prima giornata del campionato 2013-2014.